Ok, allora, questo tipo di argomenti, scusate l'interruzione, è un tipo di argomenti su quale io personalmente mi interesso da più di qualche anno, e quest'anno abbiamo avuto, come dire, la fortunata opportunità di vincere due assegni, di aver finanziato due distinti assegni di ricerca. Uno finanziato dal Fondo Sociale Europeo e della Regione Veneto, che ha come partner aziendale la destra di Riccardo, che appunto, come potete vedere, è l'algoritmo di intelligenza automatica del mercato dei cross finanziari, e un altro segno di ricerca, questo finanziato invece dalla Direzione del Dipartimento, gestione neurodinamica di capitali di rischio, dove neuro non è da intendersi nel senso più classico, ma nel senso, come dire, neurale, cioè la capacità di verificare se i sistemi di apprendimento sono artificiali, sono in grado di gestire dinamicamente il capitale. In sala, come diceva prima Riccardo, abbiamo entrambi gli assegnisti, il dottor Riccardo Busso e il dottor Francesco Bertolucci. Allora, la struttura della presentazione, vi dico in sintesi ciò di la scaletta. Allora, il primo punto che io vorrei affrontare molto velocemente è legato a quello che ho sentito a dire prima Riccardo. Voi probabilmente, come sapete, la teoria classica in finanza, quella che insegniamo agli studenti, è che i mercati sono bravi, belli, efficienti, quindi nessuno ci guadagna mai niente. Allora sarebbe inutile a fare previ. Vedremo che c'è una teoria alternativa che sta nascendo in questi ultimi anni, che vi dice ma forse non è proprio così. I mercati non sono sempre efficienti, però sono oggetti molto dinamici, oggetti che evolvono continuamente nel tempo, oggetti che ti pongono problemi nuovi con continuità davanti, e quindi se tu vuoi riuscire ad averci a che fare qualcosa, l'unico modo è cercare di affrontarli con quelle che chiamiamo le capacità di problem solving, cioè con capacità di apprendimento. Ho continuamente problemi nuovi, devi in qualche modo cercare di affrontarli. Ecco perché noi in questa ricerca pensiamo che per l'appunto l'apprendimento automatico e un particolare tipo di apprendimento automatico possa fare qualcosina di decoroso. Alla fine vi farò vedere alcune delle primissime applicazioni che siamo riusciti a fare sul Forex, anche perché questa ricerca l'abbiamo iniziata pochi mesi fa, quindi siamo proprio nella fase iniziale. Allora, come vi dicevo prima, quello che noi insegniamo agli studenti, tipicamente perché poi tutto quanto viene facile, è che i mercati sono efficienti, ovvero qualunque informazione significativa venga sul mercato, il mercato finanziario la recepisce in maniera più o meno istantanea, il prezzo si adegua istantaneamente, e quindi a meno che uno non stia per caso investendo lungo o corto in quello specifico istante, quindi per puro caso, è impossibile fare guadagni sistematici. Quando io dico che questa è la teoria classica, intendo dire che è la teoria che si è sviluppata a partire più o meno da metà degli anni 60 di studiosi, come dire, dello spessore di Mandelbrot. Questo ad esempio era uno dei lavori in cui lui parlava di queste cose, di studiosi tipo Fama, premio Nobel per l'economia. Questi sono probabilmente i due suoi lavori più importanti sull'affermare l'efficienza dei mercati, cioè l'impredicibilità in senso lato, in senso stretto, insomma c'è poco da fare, o anche di Paul Samuelson, altro premio Nobel. Quindi insomma abbiamo un po' di signori di una certa robustezza che dicono una cosa, è un po' impegnativo andare contro. Però come vi dicevo, a partire dalla metà degli anni 90 si sta iniziando ad affermare un altro modo di vedere i mercati finanziari, cioè i mercati finanziari sono, come i professionals probabilmente sentono anche meglio degli accademici, un insieme di agenti, istituzioni, operatori, vedeteci quello che volete, che interagiscono fra di loro, e durante questa interazione anche coevolvono, cambiano modo di agire, di porsi e così via. Siccome questi agenti interagendo molte volte devono, come dire, reagire velocemente, o si pongono di fronte o si trovano di fronte a problemi che non capiscono o che fanno difficoltà di interpretare, o anche semplicemente che non hanno le capacità banalmente di calcolo o le conoscenze per interpretare, reagiscono in maniera spesso non razionale. Ecco che questa fase di non razionalità realizza periodicamente nel mercato, dà la possibilità di poter fare del trading efficace.
proprio perché non è vero che quando arriva la nuova informazione il prezzo cambia istantaneamente. Quindi diciamo che più o meno sistematicamente questa nuova teoria sembrerebbe supportare la possibilità che si possano fare dei trading favorevoli. Questa è una teoria che è stata sostenuta e su quale ha scritto gente come Farmer. Farmer ad esempio del Santa Fe Institute, che è probabilmente una delle istituzioni a livello mondiale tra le prime per lo studio dei fenomeni complessi, quindi è uno studioso di picco nello studio di queste cose qui. Da altri studiosi come Andrew Law del MIT, che a mio avviso è probabilmente tra i primi 3-4 studiosi a livello mondiale di finanza quantitativa e di finanza in senso lato, quindi persone che potrebbero, soprattutto loro, essere gli odori di Nobel fra 10-15 anni, quando saranno belli vecchi anche loro. Quindi comunque persone che da anni lavorano su queste cose in maniera significativa. Tanto per esemplificare quello che dicevo poco fa, ad esempio, nella teoria classica dice che questo è il nostro bel prezzo della nostra attività, ad un certo punto arriva la notizia cattiva, il mercato nazionale la capisce subito, la processa subito, tunk, giù, e poi prosegue sul nuovo prezzo. Ovviamente qui non c'è margine per reagire, per fare trading. Invece questa nuova teoria moderna dice che c'è questa lentezza, questa incapacità un po' di razionale, per cui o si potrebbe avere una risposta lenta alla nuova informazione, per cui è vero che il prezzo si adegua, ma c'è tutto questo margine in cui, come dire, si può dire, oppure ci può essere una overreaction, come dicono nella letteratura, per cui insomma qualche margine l'abbiamo. Questo era il caso in cui la notizia sia negativa, questo è esattamente l'equivalente del caso in cui la notizia sia positiva. Questa nuova teoria, che in qualche modo, come dire, potremmo configurare una sorta di cambiamento di paradigma scientifico, ma forse anche di vedere i mercati da un punto di vista operativo, è l'ipotesi che insomma in qualche modo io e le persone con le quali stiamo collaborando abbracciamo, e quindi noi partiamo dall'idea che valga non tanto l'ipotesi dei mercati efficienti classica, quella dei premi Nobel, ma l'ipotesi dei mercati evoluzionari, cioè di questi oggetti che coinvolgono tipo un sistema ecologico, tipo una cosa di questo tipo. Se l'ipotesi dei mercati evoluzionari corrisponde alla realtà, allora possiamo dire che i mercati intanto sono sistemi complessi. Sono sistemi nei quali gli agenti non sempre reagiscono in maniera semplice, lineare, ma reagiscono in maniera anche fortemente non lineare, complicata da decifrare, e soprattutto le dinamiche che sottostanno a queste relazioni possono cambiare nel tempo. Se è vero che un mercato finanziario è, io qui mi limito ad esprimere in maniera qualitativa cose che si potrebbero esprimere formalmente, ma se è vero che il mercato finanziario ha queste caratteristiche e io in qualche modo cerco di fare trading, ho un oggetto che è complesso, che è, come dire, regolato da relazioni fortemente non lineari, queste relazioni mi cambiano anche nel tempo, beh, io mi trovo di fronte a un oggetto in qualche modo complicato e sempre nuovo con continuità, e quindi dobbiamo cercare di capire qualcosa che cambia nel tempo, cioè dobbiamo avere una capacità di problem solving. In qualche modo, per come stiamo affrontando questo tipo di ricerca, dobbiamo affidare questa analisi a dei sistemi che siano in qualche modo intelligenti. Cos'è l'intelligenza? Allora, si possono, premesso che sull'intelligenza ancora non esiste una definizione universalmente accettata da quelli che sono gli esperti dell'intelligenza biologica, però molte definizioni, io qui ve ne riporto soltanto tre, ma se ne posso trovare molte, sono caratterizzate da alcuni elementi specifici. Ad esempio, secondo l'Enciclopedia Britannica, che è probabilmente l'enciclopedia, bene, essere intelligenti vuol dire sapersi adattare efficacemente all'ambiente circostante. Secondo la Gottfredson, che è una studiosa di una certa autorità dell'intelligenza umana, consiste nel fare tante cose, fra le quali quella di risolvere problemi. Secondo altri due studiosi, Levy e Hutter, che sono studiosi di intelligenza artificiale, consiste nel perseguire efficacemente un obiettivo. Quindi, insomma, strucca strucca, tanto per dirlo un pochino
come diciamo noi, informalmente gli elementi che caratterizzano tutte queste varie definizioni, potremmo dire che l'intelligenza è la capacità che ha un agente, a questo punto biologico o artificiale, a questo punto non ci interessa più, di perseguire in maniera efficace ovviamente l'obiettivo, adattandosi sia all'ambiente circostante ma anche ai cambiamenti dell'ambiente circostante. Questo è il motivo per cui noi abbiamo deciso di provare di delegare a sistemi artificiali di apprendimento l'apprendimento del mercato. Dice: guarda, noi ti mettiamo lì, quello è un oggetto brutto, complicato, che cambia sempre nel tempo, io non ho un'idea chiara come quella che ha Riccardo su il perché reagisco o non reagisco in certa maniera, te la devi spiegare tu. Allora, esistono sostanzialmente tre principali approcci di apprendimento automatico. Il supervised learning, che probabilmente qualcuno di voi, se si interessa di queste cose, è quello al quale appartengono le reti neurali artificiali, le cosiddette reti neurali artificiali. Poi c'è la supervised learning, che è quello che al quale appartengono le famiglie note, quelle di le mappe auto-organizzate, ed infine c'è il reinforcement learning, quello che in italiano chiamiamo l'apprendimento per rinforzo. Questi sono i tre principali per eccellenza. Quale prendere? Bene, io qui non vi tedio assolutamente, ma sia il primo che il secondo hanno caratteristiche che non li rendono del tutto adatti. Perché è vero, ad esempio, che una rete neurale tipicamente cosa fa? Ad una rete neurale gli si dà un insieme iniziale di esempi di partenza, tipicamente ti do un input, dove l'input potrebbero essere delle variabili che descrivono il mercato, e ti do l'output, ad esempio la posizione che avresti dovuto prendere in corrispondenza di quell'input. Viene dopo un po', la rete in qualche modo, secondo certi algoritmi, impara questi insieme di esempi, però una volta che li ha imparati, quando io la metto ad operare, lei opera sempre avendo in memoria ciò che ha preso. E quindi se il mercato cambia nel tempo, lei non è in grado di reagire aggiornando la propria conoscenza, perché il suo apprendimento è fermo a quello che ha studiato. È come che uno avesse studiato, che so, medicina negli anni 20 e poi non si è più aggiornato. Non puoi più far nulla adesso, o far poco con la medicina degli alimenti. Ecco, la supervised learning invece è un tipo di apprendimento che riesce a riconoscere situazioni simili, cioè riesce a clusterizzare, ma questo tutto sommato è forse quello meno idoneo, perché vabbè, tu mi sai dire che queste situazioni sono situazioni più o meno simili di mercato, ma se non mi dici che posizione dovrei prendere io, non mi serve. Perché il reinforcement learning, l'apprendimento per rinforzo, invece ha due caratteristiche interessanti. Si chiama apprendimento per rinforzo, qualcuno anche lo chiama in maniera un po' più gergale l'apprendimento del bambino, perché questo sistema qui ha davanti a sé il sistema, l'ambiente con il quale deve interagire. Dopo entro un po' nei dettagli. Intraprende una qualche azione, che nel nostro caso potrebbe essere vai lungo, vai corto, compra, vendi. Il sistema ti restituisce in funzione di questa tua azione un premio, che è, ad esempio, potrebbe essere veramente il guadagno se sei andato, se hai preso la posizione giusta, con la perdita. E il sistema, sulla base che la sua azione sia stata corretta o non corretta, come dire, modifica opportunamente dei pesi per migliorare progressivamente la propria situazione. Si chiama, per rinforzo, come dicevo prima, qualcuno chiama generalmente l'apprendimento per il bambino, perché come il bambino quando fa la cosa brutta scappa il lotto, allora il bambino capisce che quell'azione non va bene, oppure la caramella se ha fatto la cosa buona. Ecco, l'idea molto banale è, sotto questo punto di vista, forse il tipo di apprendimento più vicino a come ragioniamo per noi. Con queste quattro righette, con questa macchinetta, cerco di sintetizzare. All'istante T l'agente rileva lo stato dell'ambiente. Vi dico subito che questo è un punto difficoltoso, perché è ovvio che dal nostro punto di vista dire che la nostra macchinetta, cioè il nostro sistema di apprendimento per il pozzo, rileva lo stato dell'ambiente, vuol dire che chi sta sviluppando il sistema
deve riuscire ad individuare delle quantità, delle variabili che siano molto informative relativamente all'ambiente che sta studiando. Cioè, se io ad esempio voglio farti operare sul mercato finanziario, dirti la temperatura che c'era a Milano quel giorno, te la posso anche dare, ma poi magari qualche relazione, non lo so. Però non ha alcun significato, d'accordo? Quindi rilevare lo stato dell'ambiente vuol dire che chi sta sviluppando il sistema deve individuare una serie di variabili che siano fortemente informative in relazione all'ambiente che sta studiando. In questo senso dicevo che questo tipo di sistemi non richiedono una visione del mondo più o meno completa o complessa come quella che ha Riccardo, però qualche conoscenza bisogna averla, perché se ti devi iniziare ad informare sull'ambiente dove devi operare, ti devo sapere dire qualcosa. Sulla base di questa rilevazione dello stato del mondo, la gente intraprende un'azione. È ovvio che all'inizio, siccome la gente quando inizia ad operare non ha mai visto il mondo, le prime azioni saranno un pochino a casaccio, perché è la prima volta che vede, magari decide di comprare, invece quella lì è una situazione in cui decisamente ti doveva vendere. All'istante successivo l'ambiente risponde restituendo per l'appunto un risultato positivo, un risultato negativo. Bravo, hai fatto la cosa giusta rispetto all'input che ti ho dato, oppure hai fatto la cosa sbagliata, e la gente modifica o conferma la sua attuale struttura parametrica, perché poi io parlo di agenti, ma c'è anche qui un meccanismo di apprendimento sviluppato secondo certi algoritmi dove ci sono dei parametri, e quando dico questo vuol semplicemente dire che i valori di questi parametri vengono aggiornati opportunamente secondo certe leggi, a seconda che io abbia fatto la cosa corretta o la cosa sbagliata. Quindi qualitativamente il sistema funziona così. L'aspetto poi di implementazione è come dire articolato, e anche se lo sto presentando così, c'è sotto una teoria matematica molto poderosa. Cioè, qualcuno degli autori che hanno scritto su questi sono forse nel loro settore fra i primi tre, fra i primi quattro al mondo, perché c'è una struttura matematica veramente, veramente pesante. L'obiettivo finale di questo tipo di apprendimento qual è? Beh, è quello di rendere massimo il valore di tutti i futuri, parliamo di rendimenti così in senso lato, ovviamente opportunamente sfruttati. Cioè, questo sistema cerca di imparare in maniera tale da riuscire a sviluppare una policy, una politica, nel nostro caso di compra, vendi, vendi, compra, che gli permetta nel complesso di massimizzare tutti i rendimenti che periodo per periodo, per periodo 0, per periodo 1, per periodo 2 può ottenere, ovviamente scontando quelli futuri. D'accordo? Quindi sotto questo punto di vista, un'altra cosa differenza che caratterizza questo tipo di sistemi non è, come dire, un sistema che guarda a 4, a 5, a 6 giorni. Beh, potrebbe essere profittevole anche il settimo giorno per stare nella posizione in cui è nel sesto. Questo è un sistema che idealmente, dico idealmente perché poi in contesto finanziario sapete che andare nel lungo periodo di fatto il rumore è così presente che rende gli ultimi guadagni statisticamente poco significativi, peraltro hanno un peso molto vicino allo zero, quindi vanno ad influire poco, ma idealmente tiene conto di tutta la sua vita, di tutto il futuro fino alla fine dei tempi. Vi faccio vedere alcune applicazioni. Vi dico fin d'ora che le applicazioni che vi presento sono proprio le primissime. Qualcuna di queste è stata finita ieri, perché come vedrete il sistema ci impiega pochi secondi per ogni operazione, però siccome qui abbiamo utilizzato una serie temporale di oltre 43.000 rilevazioni, è ovvio che pochi secondi per tutto, per applicare tutto, vanno via ore. Allora, la serie temporale è il CROSS, è un'opera statunitense, anche qui utilizzato per i motivi che accennavo prima Riccardo. L'intervallo temporale sono questi 7 anni che vanno dal 15 settembre 2000
è 6 al 16 settembre 2013, il time frame scelto qui è quell'orario, non perché non si possa fare quello minuto per minuto, ma perché quella, la 6 minuto per minuto che avevamo a disposizione era ancora molto più lunga, e io a casa una macchina che sta processando da 3 giorni, insomma, quando sarà pronta, se ci rivedremo, vi farò vedere i risultati. Quindi quello, abbiamo assunto uno spread medio in termini di pips, bidesk di un pips e mezzo, leva 1. Quindi tutti i risultati, ecco, in questa prima fase iniziale non ci siamo posti il problema della gestione in qualche modo dinamica della leva, come invece prima suggeriva Riccardo, che se le cose mi vanno bene mantengo la leva con crescita inizio, se mi vanno male la devo alzare per continuare a proseguire questa gestione. Leva 1 per non complicarci almeno all'inizio più di tanto la vita che c'è già stata complicata, capitale iniziale di 100 dato per fare, e il nostro sistema può intraprendere delle azioni, andare corto, andare lungo, e a differenza di quanto poi viene fatto, viene presentato spesso nella letteratura, la letteratura di solito, quando parlo di letteratura accademica ovviamente, quando sviluppo proponi sistemi di questo tipo, gli dà la possibilità di andare lungo, di andare corto. Noi gli abbiamo dato anche una possibilità di star fuori dal mercato, perché gli vogliamo dare la possibilità che nei casi in cui lui è indeciso, cioè sì, andrei lungo, però non sono proprio sicuro, insomma abbiamo sviluppato questa parte in maniera tale che lui può anche decidere di stare fuori dal mercato quando il segnale che gli verrebbe da dire non sia così significativo, quando insomma lui non è convinto che quello sia un più, d'accordo? Allora, in questo primo grafico vi faccio vedere sostanzialmente tre grafici corrispondenti ognuno di questi ad un settaggio di partenza diverso dei parametri, perché questo tipo di sistemi ha un settaggio di partenza dei parametri più un'altra serie di parametri che lui aggiorna costantemente nel tempo man mano che il mercato evolve. Allora, nel primo grafico la linea in blu è il cross, la linea verde sono i segnali che ha dato il sistema. Questo qui in alto vuol dire andare lungo, questo qui in fondo vuol dire andare corto, e questo che vedete qui a metà via, sto fuori dal mercato. Questa che notate qui sotto è l'equity line, con un capitale finale partendo da 100 di circa 120, anche se poi ha qualche picchetto interessante, e questo è il drawdown. Pongo alla vostra attenzione che questi sistemi, la parte tra virgolette pensante di questi sistemi può essere una parte pensante semplice, perché ci sono versioni semplici, versioni medie, versioni complesse. Allora qui noi ad esempio abbiamo fatto una prova utilizzando una parte pensante semplice, e i descrittori del mercato finanziario, li ho chiamati avanzati, anche se più avanzati non erano più di tanto, nel senso che tenevano conto dei prezzi di chiusura, dei volumi, degli apertura e così via, cioè di un pochino tutte le informazioni principalmente disponibili. Non abbiamo, sempre in questa fase, perché come vedete da pochi mesi che ci stiamo lavorando, considerato in maniera esplicita alcuna regola né di stop loss né di stop gain. Quindi ad esempio magari in picchi di questo genere potrebbe essere conveniente uscire. Noi non abbiamo implementato cose di questo tipo qua, e il capitale finale è questo, equivale a 125% annuo con leva 1, vi ricordo, con leva 1, e quella è la strategia buy and hold che dava il 63, che dava il 6.33, numero di trades 83, oggettivamente non molti per un frame orario. Peraltro, come vi dicevo poc'anzi, siccome questi sistemi appunto hanno tutto un sistema di parametri, questi parametri possono ad esempio permetterci di incrementare il numero di operazioni. Allora ecco che se voi guardate questo, che è quello che vi ho appena fatto vedere, e vedete questo, noterete una certa somiglianza di comportamento, soprattutto in questa fase qui, è particolarmente caratteristica questa, dove il mercato, dove il sistema decide di stare fuori, lo ritrovate anche qui, solo che abbiamo modificato il valore di uno dei parametri in maniera tale da poter aumentare il numero di trade, d'accordo? Quindi, come dire, premesso che siamo nella fase iniziale, stiamo già iniziando a capire l'impatto che i vari parametri che questi sistemi hanno per costruzione, come vanno ad impattare su alcune delle nostre cose.
Notate che qui abbiamo circa raddoppiato il numero dei treni, circa quasi raddoppiato, siamo passati, potete vedere, da 83 a 135 e le performance da 120.05 sono rimaste 119.19 e quindi aumento del numero dei trade, che è ciò che vorremmo sempre con l'EVA 1. Infine vi faccio vedere questo, che è l'ultima elaborazione, che è l'elaborazione, una delle elaborazioni dei processamenti migliori che abbiamo avuto fino adesso, dove il capitale finale è del 134%, qui ormai vi dico, ecco, qui la differenza rispetto a quello di prima, abbiamo utilizzato un motore inferenziale avanzato, cioè abbiamo preso il motore semplice di partenza, il motore pensante semplice, cioè abbiamo messo un po' più articolato, e a differenza di prima abbiamo sostituito invece gli indicatori semplici, gli indicatori avanzati con dei semplici, nel senso che questo è stato ottenuto dando l'impasto solo i rendimenti passati, un po' di rendimenti passati, dei prezzi di chiusura, proprio niente di più. E anche qui la prestazione, considerando che continuiamo ad avere l'EVA 1, ci sembra abbastanza decorosa, anche se questa è una delle cose sulle quali stiamo ragionando adesso, il numero di trades non è mai particolarmente alto visto il frame orario. Ma abbiamo di fronte a noi quasi ancora un anno, perché gli assegni di ricerca hanno questa durata, quindi speriamo di risolvere questo problema. Oltre a questo ovviamente, e io qui sono in conclusione, i problemi aperti su questi argomenti sono molti, perché ad esempio c'è la gestione dei parametri, che anche qui c'è tutta una teoria che dice come i parametri dovrebbero essere gestiti in quello che gli statistici chiamano un contesto stazionario, cioè in cui noi abbiamo più o meno sempre la stessa media e abbiamo che i nostri rendimenti ci oscillano attorno. I mercati finanziari non sono stazionari, ovviamente, perché abbiamo visto prima che saltano, tornano su, quindi noi adesso stiamo iniziando a ragionare su come adattare quei risultati per degli oggetti casuali, semplici, per adattarli all'oggetto casuale complesso del nostro mercato finanziario. Un'idea potrebbe essere, che adesso dobbiamo provarla, quella di mettere a lavorare assieme i motori inferenziali avanzati con gli indicatori avanzati. Vediamo se miglioriamo ancora, applicazioni su altri cross, cioè nel senso che questi risultati qui che io vi ho mostrato sono soltanto risultati iniziali ed indicativi, quindi prima di essere confermati dobbiamo lavorarci ancora. Certo, vi dico che tutti quanti, più o meno, quelli che abbiamo ottenuto fino adesso con questi primi settaggi, variavano in quei due range più o meno decorosi che avete visto lì, cioè non c'era nessuno che tracollava brutalmente e non capiva niente del mercato. Chi un pochino più, chi un pochino meno. Questo ci consola, perché vuol dire che il sistema è un sistema abbastanza robusto rispetto al setting iniziali, e poi questo è un aspetto importante: il modo con cui noi descriviamo il mercato finanziario, cioè le variabili che diamo al sistema per descrivere il mercato finanziario, che so, i volumi, i rendimenti, la chiusura, l'apertura, ognuno lo cita quello che vuole, e il modo con cui lo premiamo, perché attenzione, il premio non è detto che sia soltanto in termini di performance che tu hai conseguito il premio, potrebbe anche essere che ti premio, ti do più uno se guadagni poco, ti do più due come premio se guadagni abbastanza, ti do più 10 se guadagni molto, cioè c'è tutta una varietà. La scelta di queste due cose è fondamentale per il buon funzionamento di questo tipo di sistemi. E Bersekas, che dicevo, uno di quelle due organizzazioni che a livello mondiale lavorano su questo, dicono che questo, ai noi, non è scienza ma è arte. Quindi qui è la parte dove lo sviluppatore deve pesantemente intervenire con le proprie conoscenze finanziarie. Cioè io devo individuare quali sono i modi migliori per premiare la mia macchina e i modi migliori per descrivere la mia macchina come funziona il mondo o l'ambiente nel quale si deve muovere. In ogni caso, questi primi risultati, per essere a pochi mesi da inizio di entrambi gli assegni, ci sembrano abbastanza
decorosi, anche se poi, come sapete, gli accademici a volte si accontentano di un pochino di meno, di professional, scopate contro il mondo vero. Noi troviamo qualcosa che funzionicchia, intanto ci scriviamo i nostri articoletti e poi, se riusciamo a venire fuori qualcosa di meglio, bene, cioè, ognuno, poi magari alcuni di noi si bloccano su qualche punto teorico, metodologico, poi tutto il resto non mi interessa più. Qui c'è questo passaggio matematico che voglio risolvere a priori dal problema. Quindi abbiamo ottiche un po' diverse, secondo me per fortuna molto complementari, e collaborazioni di questo tipo, tipo quello Riccardo, secondo me aiutano sia a crescere noi, perché questo spero non ci siano, ho visto che i miei colleghi si pensano anche via, quindi posso dirlo, perché secondo me l'Accademia Italiana corre i rischi, cioè ha sempre ragionato come dire, un pochino chiusa, senza mai aprirsi molto a chi lavora nelle stesse cose dove uno studia, che è tipico invece del mondo anglosassone. In Italia per molti anni, questa è una cosa, io quando ho iniziato la carriera, era quasi vietato andare a fare, se qualcuno ti chiamava per una consulenza, ma cosa vai a fare? E qui da fare questi conti difficili, resta qui. Ma forse i conti difficili tu mi vengono meglio, se ho capito come funziona la cosa davvero. Bene, vi ringrazio. Grazie Marco, sempre un piacere ascoltarti, perché non so se ci fate caso, ascoltando Marco tra le righe si riescono a leggere delle cose che magari non dice esplicitamente, però lo trovo interessantissimo ogni volta che lo sento, insomma, apprendo anch'io con una sorta di apprendimento rinforzato qualcosa di nuovo che non sapevo. Volevo solo specificare un dettaglio un pochino più pratico, perché l'Accademia è fondamentale, la ricerca è fondamentale, perché no? Dal nostro punto di vista è importante poi trovare dei risultati concreti a questo lavoro. E in effetti volevo specificare, Marco, solo questo, che oltre a tutto il lavoro teorico che stiamo facendo anche assieme, il nostro assegnista, che va per qui in sala e saluto, sta lavorando all'implementazione di questi modelli sulla piattaforma MetaTrader 5, che è esattamente la stessa piattaforma che io ho utilizzato per lo sviluppo del modello di spin di cui vi parlavo prima, e quindi in qualche senso questo dà concretezza, no? Ad un lavoro teorico comunque importante, che tra l'altro sperava anche delle ripercussioni a livello accademico, con articoli e quant'altro. Infatti, una cosa, hai assolutamente ragione, che prima mi sono dimenticato di dire. I due diversi finanziatori hanno proprio finalità diverse. È ovvio che il dipartimento dell'università finanzia perché vuole risultati di ricerca. La regione Veneto, mediante i fondi sociali europei, finanzia perché vuole che alla fine di questo progetto di ricerca ci sia un qualche tipo di prodotto funzionante. D'accordo? Quindi altrimenti vengono e dicono, ridateci i soldi, cioè se noi ci limitassimo esclusivamente a dire guarda, abbiamo scritto un bel articoletto, bravi, ridateci i soldi, perché loro vogliono un prodotto funzionante che possibilmente poi abbia ricadute benefiche sul territorio veneto, perché altrimenti la regione veneta non ci darebbe. Quindi è tutte queste freccettine che ho perso neanche su quali quanto tempo scegli di colori, volevo indicare proprio l'utilità dell'interazione tra questi due approcci, uno di ricerca di natura squisitamente accademica e uno di ricerca, la chiamerei industriale applicata, in cui si fondono, io affronto i problemi, ma forse qualche problema che affronto non è utile, tu mi dici cosa ti serve e così via. Quindi in questo senso, prima dicevo, la binata di questi due segni è una cosa fortunata, perché appunto abbiamo la parte più applicativa abbinata ad un supporto di natura di studio e di ricerca. L'ultima cosa, ecco, giusto per concludere con l'ultima nota molto concreta, avete visto prima le performance di questi modelli si attestano dal 2,5% al 4,5% su base annua. Che vuol dire utilizzando lo stesso leverage che dico io sui modelli spin, d'accordo? Giusto per avere, no, un metro di paragone, vuol dire circa un 25-40% su base annua di performance nel periodo studiato. C'è ancora da lavorare, evidentemente, questo l'avevo detto, ne sono completamente consapevole, e credo che insomma ci saranno da sviluppare molte cose dal punto di vista teorico, perché ovviamente come Marco ci insegna,
il modello, cioè il motore pensante, forse un po' la parte più critica di tutto questo progetto, ci sono anche delle questioni molto molto pratiche da sistemare, diciamo così, che secondo me nel giro di pochissimo potranno portare a risultati già migliori con quello che abbiamo, e mi riferisco a tutto ciò che diceva prima Marco, cioè l'utilizzo di eventuali take profit o stop loss, insomma, che non sono altamente completati, il corretto target leverage, perché è evidente che se un sistema sta perdendo e riduciamo il leverage con cui operiamo sul mercato, stiamo riducendo la scommessa e quindi le nostre probabilità di recuperare. Insomma, secondo me già solo sistemando queste due cose riusciamo a portare i risultati di questi sistemi a livelli comparabili con quelli dei sistemi sviluppati in breve sprint. È incredibile, che mi rifaccio ancora alla domanda che ha fatto prima il signore, che trovo fondamentale, è incredibile come con approcci così diversi, no? Il mio, che in effetti vuole descrivere il mercato e ne dà le regole punto punto. Questo di Marco invece, dove lui non vuole assolutamente sapere di regole di mercato, adesso il sistema tirasse fuori, è incredibile come dicevo, con sistemi così apparentemente opposti, si sia comunque ad approfittare grosso modo le stesse inefficienze, perché se ci spingi a parità di rischio vero, insomma, ciò che riusciamo a tirare fuori dal mercato più o meno sempre la stessa cosa. Sempre questa performance del 40-60% su base annua, con rischio intero. Chiaro, sono un rischio aumentato di 30, eccetera, eccetera, la vita di banca. Questo mi sembra filosoficamente un punto molto interessante, che forse fa capire anche quali sono realmente le inefficienze del mercato, cioè che tipo di inefficienza abbiamo davanti. Ma se sei d'accordo che in un modo o nell'altro vengono messe in evidenza, questo dovrebbe essere un po' il discorso. È chiaro che, per rilasciarmi ancora la domanda, l'utilizzo complementare di questi sistemi potrebbe essere forse un edge, cioè una posizione vantaggiosa, perché diciamo così, la evidente insomma asincronia tra l'operatività di un monetario sistema comporta una riduzione del rischio complessivo. Questa è una teoria abbastanza intuitiva, no? E comporta la strutturazione di un percorso che può essere sicuramente, dal punto di vista della robustezza, forte, ma anche considerando la capacità dei sistemi di apprendere, antifragile. Con questo vi saluto ancora e passo la parola per note di chiusura. Grazie veramente a tutti i relatori di oggi, professor Corazza, Riccardo Donati e Cristian Marzano. Invito tutti quanti al buffet che si terrà sopra nella sala ristorante bar, quindi se volete partecipare siete benvenuti, anche nel caso in cui voleste fare delle domande sia a noi, il broker, che al relatore di oggi. Grazie a tutti per l'attenzione e vi auguro buona serata.